Il Palazzo d'Arco di Mantova è un edificio che oggi ospita un museo, una casa museo. Siamo per lo più nella seconda metà dell'Ottocento e gli oggetti, le diverse attrezzature che si possono vedere per analogia ci riconducono proprio a tutto il mondo dello sport che ha accomunato le famiglie nobiliari e borghesi proprio di quel periodo. Nella parte sottostante, la sala dello Zodiaco, si conserva in un luogo che il palazzo denomina la Selleria, una raccolta molto interessante di attrezzi per lo sport, per il tempo libero, che rappresentano l'ideale di un momento storico, quello della fine del XIX secolo, quando dobbiamo ricordare che in quegli anni nasce l'ideale dell'evento olimpico. Noi pensiamo, immaginiamo proprio che il conte Francesco Antonio voleva sposare in quel momento, avvicinandosi e conoscendo tutte le discipline. Ecco, la selleria è traboccante di oggetti che rimandano ai passatempi, ai divertimenti, giochi, sport della famiglia d'Arco. Come suggerisce la parola stessa, selleria, l'equitazione qui è lo sport che la fa da padrone. E allora si trovano le selle per l'appunto per i cavalli, addirittura anche per la monta all'amazzone con la calzatura che serviva alla dama proprio per restare in equilibrio. Lo sport però di Casa d'Arco è prettamente la scherma. Si notano le imbottiture, le protezioni proprio imbottite, quasi trapuntate in cuoio che venivano usate per il torace, ancora con i guantoni, gli elmetti, maschere. Parlando della scherma, il protagonista deve essere il fioretto. Al mondo maschile, prettamente maschile, della scherma, possiamo invece contrapporre un altro sport di Casa d'Arco, praticato quindi dai membri della famiglia, che interessa non solo gli uomini, i gentiluomini, ma anche il gentilsesso. Sto parlando del badminton. Il badminton è uno sport assolutamente tra i più antichi, ma praticato sia da uomini, donne e persino dai fanciulli. Questo ne ha dimostrato poi il largo successo già a partire dalla seconda metà dell'Ottocento tra le famiglie nobiliari e borghesia. Vediamo le racchette che sono di una dimensione un pochino più ridotta rispetto a quelle che normalmente siamo abituati a conoscere, proprio perché potevano essere utilizzate indistintamente da uomini, donne, ma anche ragazzini. Sono racchette in legno, rivestite di cuoio, di fettucce per l'appunto di cuoio, mentre la rete doveva essere proprio per garantire al volano di rimbalzare, realizzata in budello animale. Gli sport non terminano qui. Le scatole ci ricordano il funzionamento di queste pistole a luminello con tutti i diversi accessori che dovevano servire per la carica della pistola, ma anche per la sua pulizia. Questa sorta di marchingegno in ferro, tra l'altro anche molto pesante, è un vero e proprio tiro al bersaglio, un tiro a segno, soltanto che il centro è rappresentato da un pulsante. Questo pulsante va ad azionare una pistola a luminello montata proprio sul retro che sparava il colpo. Al mondo della ginnastica possono essere ricondotte anche la bella raccolta di pesi e gli anelli per gli esercizi ginnici che si trovano per l'appunto appesi qui accanto.